Anche io mi voglio associare ai ringraziamenti di Anna, perché Tiziano e Barbara hanno fatto veramente un lavoro insieme a tutti gli altri governi di Ispra che hanno partecipato e chiaramente gli altri partner del progetto. Sugli aspetti diciamo, connessi poi alla parte di valutazione di impatto ambientale, prescrizioni, ingegner Venditti sicuramente sarà molto meglio di me esprimere e presentare le connessioni. Quello che intendo sottolineare in questo momento è il valore di iniziative come questo per quello che ora è l'SNPA, il Sistema Nazionale di Ispra con le agenzie. Proprio in questi giorni si sta definendo l'architettura e la struttura per il nuovo piano triennale dell'SNPA, e chiaramente iniziative come queste che mettono a sistema esperienze, informazioni che costituiscono una base comune a cui poi l'intero sistema di verifica e di controllo può riferirsi, sono iniziative assolutamente preziose e indispensabili. Quindi l'opportunità anche poi di presentare modi e forme che verranno adottate, i risultati e anche il percorso metodologico di questo progetto nella formulazione degli argomenti per il nuovo piano triennale sicuramente è un elemento da tenere in alta considerazione. Io non aggiungo altro, ringrazio per ancora una volta il coordinatore di questo progetto, anche per avermi invitato a fare questa presentazione, e lascio la parola all'ingegnere. Qual è? Questo.